È stato ritrovato grazie a un servizio andato in onda nel nostro telegiornale Occhio alla Notizia, il camion di Reverde Regini Garden rubato lunedì sera dall'azienda in località Chiaruccia. A ritrovarlo già di prima mattina è stata una signora che aveva notato il mezzo parcheggiato vicino alla sua casa a Pian di Rose. Inizialmente però la donna non gli aveva dato troppa importanza. Poi, quando ha visto il servizio, dove ha sentito che il camion era stato rubato, ha subito chiamato la titolare e lo ha fatto venire a prendere dalla polizia. Tra l'altro, per fortuna, è anche facilmente riconoscibile perché, oltre ad avere nella parte posteriore le scritte con il nome della ditta, ha pure grandi rose di colore arancione. Il mezzo era stato rubato senza prelevare le chiavi dall'abitazione della titolare, come detto in un primo momento, per poi scappare a bordo del veicolo dopo aver tagliato la rete di recinzione. Da lì i malviventi si sono diretti in un altro negozio in via Einaudi, dove hanno sfondato la vetrina laterale e portato via decine di piumini. Come appare dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, la banda sarebbe composta da almeno 8 uomini e alcuni di loro sarebbero gli stessi messi in fuga dalla polizia nel tardo pomeriggio di lunedì 30 novembre, mentre tentavano un furto in una villa di Centinarola. Le immagini ora sono state acquisite dai carabinieri che stanno continuando ad indagare sul caso.